ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Il campionato però è ancora fermo e lo sarà anche nel prossimo weekend, dal momento che la Lega Pro ha deciso di rinviare la terza giornata consecutiva, quindi salta per quanto riguarda l'Arezzo anche la sfida con la Pro Vercelli, che sarà recuperata ad aprile. Quindi l'Arezzo tornerà in campo il 15 di marzo in casa della Gian Erminio, quindi in Lombardia, proprio nella zona, una delle zone focolaio del coronavirus, sperando che questa allerta sia nel frattempo cessata. E dunque siamo ad una sosta sostanzialmente che assomiglia molto a quella di fine anno, quasi un, forse anche superiore, quasi un mese senza giocare. Ne parleremo con Federico D'Ascoli, collega della Nazione. Ciao Federico. Buonasera. E il nostro mister Agostino Iacobelli. Buonasera. Buonasera. E quindi Federico, intanto vorrei da voi un giudizio proprio anche su come è stata gestita questa cosa, perché abbiamo dei mondi opposti, no? Abbiamo la Lega di Serie A che ha fatto questo pastrocchio, no? Prima si sono giocate alcune partite, poi si devono giocare a porte chiuse, poi è stato deciso invece di rinviare all'ultimo momento, il giorno prima di Juventus-Inter è stato bloccato tutto, si recupera a maggio, poi a maggio, no, è una data indicativa dopo le polemiche, e quindi vedremo adesso come la risolveranno. La Lega Pro invece ha deciso di trattare tutti allo stesso modo, cioè è inutile sospendere alcune partite, si sospendono tutte, e quindi però si creerà un calendario molto congestionato, no? A marzo in particolare. Assolutamente sì, è chiaro che di fronte a una situazione come questa, in cui nessuno di noi può dare un giudizio compiuto sui reali pericoli che si corrono assistendo a una partita di calcio, bisogna lasciare la parola a chi se ne intende. È chiaro che le istituzioni calcistiche, ma non solo calcistiche, sportive in generale, mi veniva in mente anche il basket ad esempio, che si sono fermati i campionati maggiori e stanno andando avanti i campionati minori, ha fatto un po' fatica a essere credibile sulla gestione di questa, che comunque fino ad oggi rimane un'emergenza. Insomma, abbiamo avuto anche la prima contagiata in provincia di Arezzo, quindi insomma diciamo che la situazione ancora è da tenere sotto controllo. È chiaro che ci sono già calendari assolutamente ingolfati, soprattutto in Serie A, ma anche in Lega Pro, e quindi tutto questo creerà dei grandi disagi. Se tutto questo è necessario oppure no, dare un giudizio sarebbe assolutamente affrettato e assolutamente fuori luogo da parte di chi non conosce in profondità un tema come quello della virologia e dell'immunologia, eccetera eccetera. Quindi lasciamo agli esperti un commento. È chiaro che quando si arriva a mezzogiorno e mezzo del sabato e si dice che le partite a porte chiuse sono rinviate, compresa una partita che si gioca alle 6 come Udinese-Fiorentina, non è che si brilla per decisionismo e per brillantezza nelle decisioni, questo sicuramente no. Anche perché Agostino, no, si era detto, per far vedere, no, a tutto il mondo, in particolare Juventus-Inter, lo stadio vuoto, sarebbe stato effettivamente uno spot poco piacevole, però anche questo non è che sia stato un grandissimo spot, no? Non parlo ovviamente dell'aspetto sanitario, parlo proprio della gestione, perché molti hanno detto, insomma, potevano deciderlo prima. Marotta dell'Inter, no, ha detto sì. Non siamo neanche stati consultati. No, poi si era deciso, volevano farlo giocare lunedì, ma poi mi sembra sempre stata l'Inter a non volere, perché per vari motivi. Comunque ha detto bene Dasco, cioè è una situazione un po' surreale, perché molto strana, cioè vedere uno stadio, io ho visto la partita in Coppa, veramente è desolante, cioè vedere uno stadio senza pubblico ti viene veramente il magone, perché il pubblico è una fonte essenziale, importante, quindi fare queste partite a porte chiuse veramente non sa di nulla, non sa di calcio, dai, secondo me. Sì, anche perché poi sì, ci sono anche delle cose, mi riaggancio a quello che diceva Agostino, abbastanza strane, no? Come se domenica 1 marzo non si può giocare Juve-Inter, lunedì 2 marzo si può giocare dopo 24 ore, cioè rinviamo, e in Serie C rinviamo la prossima giornata che si gioca l'8, quindi ecco, è una situazione veramente difficile, ma una situazione in cui nella difficoltà credo che insomma il sistema calcio ci abbia messo del suo, dimostrando di avere delle grandi carenze dal punto di vista decisionale. Anche perché nello stesso stadio di Torino, no, poi si giocherà la Coppa Italia, solo con l'apertura, ecco, sì, esatto. Quindi sì, se ne inventano una ogni giorno, insomma, quindi probabilmente insomma già domattina sarà vecchio quello che diciamo adesso. Esatto, insomma. Esatto. Agostino, c'è però la particolarità anche che
perché rende, diciamo, diversa la situazione della Serie C e del girone A in particolare, perché ci sono stati dei casi di positività, in particolare nella Pianese, ma anche la Juve Under 23 è andata in quarantena sospendendo l'attività. Ecco, che notizia, so che tu hai contatti perché sei stato ad allenare sì. a Biancastagnaio. Credo abbiamo già il collegamento? O era forse no, forse era una prova, avete già intravisto, o ce l'abbiamo? Salutiamo Ermanno Piagoni. Buonasera. Allora andiamo subito nel vivo con Ermanno Piagoni. Stavamo commentando proprio quello che sta avvenendo nel calcio italiano, di riflesso rispetto ovviamente alla questione sanitaria. Ecco, in società come avete preso, ecco, queste decisioni della Lega, che rispetto appunto alla Lega di Serie A ha deciso invece per un rinvio collettivo di tutte le partite? Ma intanto è una situazione d'emergenza questa, che chiaramente va presa giustamente con attenzione, perché qui si parla della salute delle persone. La Lega secondo me ha fatto una scelta giusta, senza creare privilegi per una squadra o un'altra, ha bloccato i gironi, ha lasciato solo il girone C, perché almeno in quelle zone, dal centro fino al sud, non ci sono stati casi eclatanti. Quindi noi è ovvio che ci ha un po' sballottato per quanto riguarda i programmi di lavoro, le trasferte, dove abbiamo prenotato, quindi c'è da darsi da fare. E sicuramente la cosa un po' particolare è che neanche 20 giorni faremo 7 partite, quindi è quel punto forse un po' più, però è per tutti così, non è solo per l'Avezzo, ne prendiamo atto anche con rammarico, perché eravamo già dispiaciuti per il fatto che era stata già rinviata la partita. Va bene che dovevamo giocare in casa, poi rinviata successivamente quella a Povercelli, quindi voglio dire, anzi ad Alessandro dobbiamo andare, quindi adesso abbiamo il calendario sotto mano, giocheremo finalmente, mi auguro, il 15 marzo a Gorgonzola con la Gianni Erminio, e quindi ci dovremo un po' organizzare adesso magari per fare una partita amichevole, anche qui non si sa, sarà autorizzata, non autorizzata, cercheremo magari di farla sempre con una squadra Lega Pro a porte chiuse, quindi o da noi o eventualmente chi avrà anche come noi la stessa necessità a casa loro. Ecco, ci sono un po' di cose organizzative che vanno superate, ma capita, anche se un po' anomalo, anche l'anno scorso, se ben ricordate, abbiamo iniziato il campionato dopo oltre un mese, quindi non siamo nuovi a queste esperienze. Certo, ricorda un po', in questo caso non riguarda appunto solo l'Arezzo, ma riguarda tutte, però ricorda un po' questo calendario fitto, no? L'impresa totale di 2 anni fa. Bravo, no? Esatto, ho pensato subito quando mi è arrivato il calendario, ho subito pensato a questo, che magari la squadra ci sappia regalare un po', ecco, quello che è stato l'avvento, l'arrivo di Giorgio Lacava, quindi la nuova dirigenza, quindi sul campo aver conquistato una salvezza con la vittoria di Carrara, un qualcosa che rimarrà negli annali. Ecco, io mi auguro che la squadra, che comunque sta già prendendo una fisionomia sia dal punto di vista tattico, tecnico, recupereremo gli infortunati, ecco, direi da questo punto di vista ce la potremo giocare. Penso che le ultime 2 partite lo abbiano dimostrato, sia a Busto Arsizio che a Monza, e questo è un Arezzo diverso che comincia a prendere quella fisionomia che stavamo cercando da tempo. Anche perché insomma la classifica permette comunque delle ambizioni, perché sono pochi i punti che separano l'Arezzo dalle, il primo posto, per quanto riguarda il resto del campionato, soprattutto anche la terza, la quarta o anche la quinta posizione sono davvero vicinissime, quindi un po' un'impresa totale lo sarebbe lo stesso. Certo, sarebbe un'altra l'impresa totale bis, certo che dobbiamo stare un po' con i piedi per terra perché la concorrenza è folta, ci sono anche ottime squadre che la pensano come noi, perché io leggo spesso che parecchi dicono vogliamo arrivare secondi, vogliamo arrivare terzi, anche noi in cuor nostro lo vorremmo fare, certamente partiamo da una posizione di svantaggio, c'è il rammarico di aver buttato tanti punti per strada, soprattutto nel girone d'andata, aver avuto una falcidia di infortuni che ci ha messo in grande difficoltà, ha ripreso un po' questa spirale negativa, fortunatamente la squadra, nonostante assenze importanti, è riuscita a fare 2 prestazioni veramente molto buone
sia a Bussazzi che a Ramon. Ci fermiamo un secondo soltanto, poi ripartiamo. Eccoci tornati, allora c'è anche Federico D'Ascoli, Agostino Jacobelli, non so se vogliono chiedere qualcosa. Un caro saluto a entrambi. Sì, volevo chiedere una cosa a Ermanno, ecco, forse l'unico aspetto positivo al di là della ripetizione della battaglia totale che ognuno di noi naturalmente si augura può essere quello che forse l'Arezzo ha bisogno di recuperare alcuni pezzi, Gori al meglio, soprattutto Cutolo in questa chiave forse... Questo coronavirus non ha fatto i danni che pensavamo, anche se l'Arezzo, hai detto bene prima, era in una fase molto positiva e le ultime due trasferte avevano dimostrato insomma, che quel mercoledì lì insomma, col Siena sarebbe stato particolarmente propizio a giocare. Ma guarda Federico, non ti nascondo che temevo moltissimo le due trasferte e il calendario, sono molto sincero alla luce delle assenze. Poi invece il campo, la squadra, il nuovo assetto tattico, l'impegno, la dedizione. Io ricordo in particolare la partita Bussazzizio, ci siamo abbracciati tutti dentro il campo al termine del fischio finale. Quindi ecco, c'era lì un nuovo spirito che chiaramente ha dato il là poi successivamente alla gara di Monza. Quindi magari quando meno te l'aspetti, hai ragione, noi avevamo delle assenze importanti. Avremo modo di recuperarle, però già anche senza questi pezzi da 90, se vogliamo la coppia principe del campionato in termini di gol del girone, obiettivamente non era in campo, quindi nonostante questo abbiamo fatto tutte le prestazioni. Speriamo, ecco, ripeto, di ricompattarci bene, perché poi ecco cosa ci è dispiaciuto, che avevamo ancora una volta raggiunto quella forma psicofisica che è necessaria. Purtroppo la terza interruzione, io ricordo anche la famosa maledetta partita con la Juventus, alla quale tra l'altro abbiamo regalato 6 punti, che fu rinviata per motivi di convocazione nazionale, e lì ci andò male quando abbiamo ripreso. La partita di Lecco, che eravamo in forma sbagliante, purtroppo è successa la stessa cosa, anche se è venuto un 2-2, una rimonta diciamo difficile, su un campo difficile, in una gara certamente giocata fino all'ultimo con il cuore. E ecco, questa terza interruzione, sai, speriamo che questo ci porti e ci insegni che bisogna riaffrontare la ripresa del campionato. Ci eravamo preparati per domenica con la Pro Vercelli, però purtroppo ancora un altro rinvio e dovremo fare le necessità del tuo. Agostino? No, io direttore gli faccio solo i complimenti, perché al di là della bravura di saper scegliere i giocatori, soprattutto i giovani, vedi Cato, vedi Gori, vedi Corrado, abbiamo voluto andare a scegliere anche gli allenatori giusti, perché negli ultimi 3 anni tra Pavanel, Dal Canto e quest'anno Di Donato ha fatto tre allenatori bravi, preparati, io vado a vedere gli allenamenti e che hanno stimoli, quindi per me io faccio solo i complimenti al direttore. Ma guarda, ti ringrazio Agostino, purtroppo devo dire però che io Pavanel l'ho trovato anche come estremo sì, vabbè, però, non l'ho scelto, lo avevo. Se voleva lui gli avevo proposto un contratto di 3 anni, devi sapere, e lo avevo incontrato al termine di quell'impresa dove lui è stato un grande protagonista di quel risultato, si è calato appunto in questa difficile realtà, erano stati bravi prima, poi dopo con l'avvento della cava di Anselmi, diciamo di Orgoglio Amaranto, tutto è andato diciamo nella direzione giusta, si sono sentiti le spalle coperte, però sai il campo tu mi insegni, eppure ci sono stati fior di risultati, quindi aver battuto il Siena addirittura che si giocava la Serie B, io ho ricordi, quindi voglio dire aver battuto il Pisa, quindi ci sono state partite, la vittoria di Carrara, quindi una squadra che veramente si è compattata già all'epoca nei momenti di grande difficoltà, un po' rivisto qualcosa del genere devo essere sincero a Bussazzizio, quindi è vero che diciamo sia Dal Canto che Di Donato hanno fatto un ottimo lavoro, c'è da discutere al limite se lo scorso anno c'è molto rammarico, 12 rimonte, sai, molte volte qualche tifoso che incontra il bar o come te quelli che sono allo stadio spesso rimpiangono quelle rimonte, dice ma sai l'Arezzo lo scorso anno, sì probabilmente l'Arezzo lo scorso anno poteva anche, perché no, arrivare alla Serie B bastava vincere il doppio confronto con il Pisa, perché secondo me era la nostra portata. È inutile riguardare indietro,
quest'anno, nonostante tante difficoltà, ci stiamo riprendendo. Mi auguro solo che la squadra possa ancora migliorare, come nelle aspettative di tutti i tifosi della città e soprattutto di noi, che chiaramente vogliamo dimostrare che anche questa è una squadra che sa farsi rispettare in campo. Ma sicuramente, anche perché come dicevo prima, c'ha dei giovani veramente interessanti, al di là di Cutolo e di qualche esperto, però i giovani sono veramente bravi secondo me. Guarda, abbiamo 25 giocatori che sono oggi tutti di proprietà dell'Arezzo. Questa è una cosa che nessuno mette mai in evidenza, ma è invece molto importante. È fondamentale. Perché in questi 25 ci sono anche tanti giocatori. Purtroppo non c'è Cori, non c'è Corrado, però ce ne sono anche altri, anche molto grandi. No, vabbè. Tra l'altro Agostino, l'anno scorso con Brunori, no? Quando all'inizio, ti ricordi, c'erano molte critiche, tu hai detto no, no, guardate che questo è fortissimo, ci hai preso, e lui voleva prendere Gioè l'anno scorso, vero, all'Aianese, e ti piace tanto? Sì, cioè, io l'anno scorso l'avevo portato a Iana, solo che non avevo tanti fondi, però io appena ho sentito questo acquisto qua, secondo me, io lo dissi subito a Fabio, che era un attaccante importante. Forse non sarà un bomber alla Gori, però è uno che lavora molto per la squadra, fa sportellate, ti fa salire la squadra. A me è un giocatore che piace tantissimo. Esatto, condivido il tuo pensiero e credo che sia stata anche una bella scoperta per tutti noi, per i tifosi dell'Arezzo, già nella partita di Bustarzizio, dove sicuramente ha fatto tutte queste cose che tu hai evidenziato. Indubbiamente poi anche a Monza, contro avversari ancora magari più forti, ha fatto sicuramente un'ottima prestazione, ci ha fatto sicuramente raggiungere due risultati, non solo lui ma anche l'impostazione tattica che Donato ha saputo dare alla squadra in questo momento, quindi direi che c'è da lavorare, come tu mi insegni, tanto, perché è il lavoro che paga, però qualche speranzucola in più di poter migliorare la classifica di partita in partita, onestamente la notiamo anche noi. Prego. Sì, ecco, volevo riflettere con Ermanno, cioè il fatto che l'Arezzo dovrà giocare molto, insomma, dovrà giocare 7 partite in 20 giorni, se non sbaglio, quindi una partita ogni 3 giorni, imporrà, insomma, di Donato anche di fare dei cambi frequenti, insomma, anche di fare un po' di turnover e essere, secondo me, molto attento dal punto di vista tattico. Però devo dire, non so se sei d'accordo Ermanno, che questa squadra negli ultimi tempi ha fatto vedere anche una certa duttilità tattica, anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista dei ricambi, c'è da essere abbastanza fiduciosi. Bravo, condivido sicuramente, ma poi sai, adesso lì abbiamo un allenatore in trasmissione, la prima difficoltà di Donato sarà quella. Tutti parliamo di Gori, parliamo di Cutolo, ma parliamo anche di un giocatore che ha fatto molto bene. Però per nostra fortuna ci sono tutte queste partite, quindi ci sarà spazio per tutti. Poi condivido e ribadisco, è importante dare continuità. È vero a questo modulo tattico, perché si vede che la squadra sa esprimersi al meglio, perché consente ai due esterni di salire, anche ai due esterni alti, che sono Belloni a caso, di avvicinarsi per l'area di rigore. Però capisco anche che ci sono Cutolo e Gori, che sono giocatori che hanno fatto tanto bene, però io credo che le partite sono tante, Donato saprà, come dici tu Federico, anche dal punto di vista della duttilità di certi giocatori saprà trovare la soluzione migliore. Posso fare una domanda? Dell'Agnello ci dai qualche notizia, Ermanno? Perché è un lungo leggero. Ha ripreso finalmente gli allenamenti. L'Agnello ha avuto una sfortuna micidiale, noi facemmo la partita amichevole a Montesan Savino, dove, cosa strana, due calciatori sono rimasti vittime di un infortunio serio, quello dell'uscita alla spalla. Quindi, e né c'erano precedenti, diciamo, casi che avevano avuto, parlo di Corrado, che poi in un mese e mezzo lo abbiamo recuperato, e invece Simone dell'Agnello, devo dire che purtroppo per 3 volte hanno dovuto mettere le mani a questa maledetta spalla, perché chiaramente i precedenti interventi non erano andati bene. Questa è la verità, è inutile nasconderla. È certo che anche lui è un calciatore che è riportato alle condizioni ottimali, un calciatore che ci potrà essere molto utile. Peccato per come è andata, perché era un
giocatore che l'anno scorso, solo da gennaio, andando a Como, ha fatto 10 gol e ha portato in Lega Pro. Io ricordo quando andammo a Como, gli stessi dirigenti del Como mi parlarono di lui in termini entusiastici, quindi lo conosco bene, viene dalle giovani dell'Inter, quindi voglio dire, è un ragazzo che, peccato, poteva andare meglio, ma al momento dobbiamo tirare il freno. Tre giocatori che sono cresciuti molto e di più, c'è cioè sicuramente Pissardo, che sembra aver acquisito anche, no, più consapevolezza dei propri mezzi. Caro Fabio, io su Pissardo non ho avuto mai dubbi, perché ti posso dire che è stato il miglior portiere del girone meridionale lo scorso anno. Scienza me l'ha soffiato perché conosceva la mamma e l'ha portato con lui a Monopoli. Quindi voglio dire, vedi che campionato sta facendo il Monopoli, e Pissardo l'anno scorso con lui è stato un grande protagonista. Quest'anno siamo riusciti a battere la concorrenza del Piacenza, proprio sul filo di lana siamo riusciti a prenderlo. È un ragazzo che, come l'altro, attenzione, perché c'è Daga che è un 2000, ma è un altro che farà parlare di sé. Quindi da questo punto di vista nel ruolo siamo molto ben coperti. E invece dell'ultimo difensore arrivato, di Antonini, che ci dici? Ma intanto un 98, ti faccio notare, italo-brasiliano, è un calciatore che ha carattere, forza fisica e tecnica, che a proposito di duttilità può fare il centrale e può giocare avanti la difesa. Vedrete che anche di lui ne sentiremo parlare bene. Ti ha fatto i complimenti, no, il presidente La Cava, per come sei riuscito l'ultimo giorno, insomma, a piazzare alcuni giocatori in esubero. Immagino non sia stato facile nelle ultime ore. Ma sai, dare via giocatori, vendere giocatori non è mai facile, è facile comprarli. Resta il fatto comunque che questo dimostra che sono calciatori che, al di là delle amicizie, dei rapporti che possono avere con le varie società, e che comunque avevano una credibilità, avevano un mercato, quindi siamo riusciti a mandare a giocare giocatori che ci ritorneranno utili il prossimo anno. E chiaramente abbiamo ridotto, ovviamente, anche in termini numerici la rosa, anche in termini di costi le buste paga mensili. Quindi i tre che sono arrivati, posso dire che al momento ci hanno dato grande soddisfazione. Quindi peccato per Foglia 2, anche qui Foglia 2, l'ultimo arrivato da Provercelli, un 98, un ragazzo molto duttile, può giocare basso, alto, sull'esterno. E ti posso dire che quando giocava nel Chieri, giocando da esterno sinistro, automaticamente ha fatto, se non vado errato, 13 gol, 11 gol. Quindi voglio dire, è un giocatore che sa attaccare per gli spazi, può giocare da esterno. Se poi il modulo tattico dell'Arezzo dovesse restare quello di giocare a tre dietro, anche lui sarà un'altra freccia a disposizione di Donato. Ti faccio l'ultima due domande, una su Cutolo, se, ecco, col rinnovo del contratto ci siamo. Lui stesso, intervistato da noi, no, durante la serata della premiazione del Goglio Amaranto, non è escluso nemmeno di voler rimanere all'Arezzo a fine carriera. Ma guarda, c'è stato un momento difficile per Cutolo negli ultimi giorni di mercato, perché indubbiamente ha avuto le sirene delle richieste di alcune società importanti che gli offrivano tanti bei soldi. Ecco, la cosa che ho apprezzato di lui è non solo il fatto di quello che ci dimostra in campo, ma quello che fa durante la settimana come capitano, perché è la vera guida, ma il fatto che ha dimostrato come nessuno ad oggi, almeno in questa mia esperienza di Arezzo, di avere a cuore la maglia Amaranto, perché la famiglia, la moglie con le tre bambine, stanno benissimo ad Arezzo, hanno delle amicizie importanti, rimarranno comunque ad Arezzo a prescindere da quello che sarà il destino di Cutolo. Sul fatto del contratto, devo dire che c'è già un ottimo feeling tra il presidente La Cava e lui. Diciamo, si dovrebbero vedere a breve, sono già in contatto. Credo che siamo sulla strada perché si possa coronare questo matrimonio, chiamerei matrimonio, perché indubbiamente significa continuare un giocatore che ha fatto già 100 presenze. Se prolunga un contratto significa che, ecco, crede lui nel progetto Arezzo, ma anche la società crede in lui. Quindi, ecco, mi auguro che a breve succeda anche questo. Prima della fine del mercato, no, sono uscite indiscrezioni stampa su possibili nuovi scenari societari, no, di cessione, eccetera. A questo punto è quasi da escludere che possa accadere qualcosa prima della fine della stagione? Ma guarda, io penso che il presidente La Cava sia sempre stato molto chiaro,
a prescindere che non è mai venuto meno ad ogni impegno economico organizzativo dell'Arezzo. Lo ha dimostrato anche nell'ultima quindicina di febbraio, quando ha provveduto a far fronte al pagamento degli emolumenti. Altrettanto farà nelle prossime scadenze. E non è una novità dire, e non è scandaloso ammettere, che cerca qualcuno che lo possa aiutare, che lo possa affiancare, che lo possa anche, questa è una sua decisione, una sua azienda, anche subentrare. Queste sono scelte del Presidente della Camera. Io è ovvio che mi auguro che lui rimanga per tanto tempo. Gliel'ho detto con una battuta una settimana fa, mi ha detto: ma tu mi vuoi male? Io ho detto: guarda, ti dico che tu possa continuare con l'aiuto di altri. Quindi ecco, mi sono subito corretto, perché obiettivamente da solo è scontato che non può, perché se si vuole arrivare in alto con l'Arezzo, attenzione signori miei, qui non ci dobbiamo dimenticare che ci sono i numeri, ci sono i budget, perché no, si parla della squadra dello scorso anno, la squadra di quest'anno, ci si dimentica che noi abbiamo fatto una campagna cessione di 900.000 euro quasi di attivo, che facciamo giocare 3-4 under tutte le partite perché non possiamo fare a meno i minutaggi. Tutto questo può servire, magari purtroppo solo in parte, ad ammortizzare quello che è un costo di gestione di una società che ha delle ambizioni come Arezzo. Grazie Armando Piagoni, buon lavoro e alla prossima. Buonasera a voi, arrivederci. Grazie. Torniamo dopo la pausa. Eccoci tornati, ultima parte. Allora, commentiamo, poi dopo parliamo della Pianese, che mi incuriosisce sapere com'è la situazione. Che sensazioni ha avuto? Mi sembra molto carico. Sì, no, diciamo che la questione è sempre quella, no? Nel momento il calcio di Serie C è un calcio molto costoso, la Cava non ha fatto mistero, insomma, in questi ultimi mesi, ma non solo, di non disdegnare trattative per tutto quello che diceva poi Pieroni, cioè per un aiuto o per un subentro. Chiaramente il momento economico, considerando anche i motivi per i quali il calcio non si gioca, non sono esattamente quelli migliori per poter investire in maniera importante sul calcio in generale. Dalla dipartita di Mancini, insomma, le proprietà sono sempre state, come dire, extra retine. È chiaro che il mondo imprenditoriale retino non ha mai creduto molto non solo nel calcio ma nello sport. Se pensiamo che l'Arezzo è l'unica squadra professionistica, ma non solo, se andiamo a vedere gli altri sport di squadra, purtroppo troviamo risultati e categorie che in qualche maniera non sono così importanti per una città dell'importanza di Arezzo. Quindi cosa dire? È chiaro che l'appello a dare una mano alla società c'è. Adesso parte questo crowdfunding con un obiettivo molto ambizioso, insomma, quello di raccogliere diverse centinaia di migliaia di euro per una serie di progetti. C'è comunque Orgoglio Amaranto che sta facendo la sua parte, anche se chiaramente non può essere il comitato dei tifosi che risolve alcune problematiche. Tutto dipende molto anche da che tipo di campionato farà l'Arezzo, anche se ci auguriamo naturalmente i play-off, però insomma sappiamo quanto siano complicati i play-off. Oltretutto, rispetto alla scorsa stagione, c'è un posto in meno, c'è un posto per 28 squadre, quindi diventa un po' una vera lotteria, insomma, alla quale partecipare e alla quale non sarà sicuramente facile svettare. Quindi poi, come dire, sarà un'estate sicuramente importante per l'Arezzo. Sulle trattative mi pare che se ne parli da tanto tempo, però reali passi avanti non mi pare che siano fatti. Poi è anche giusto che se si fanno passi avanti poi non è che siano resi noti al pubblico, ma insomma quando le trattative sono serie non si fanno certo. Sui giornali o in televisione. E infatti proprio perché l'ultima, che poi non abbiamo mai saputo, no? a chi attribuirla, effettivamente tra gli indizi di attendibilità c'era quello proprio di essere rimasta sotto traccia, da quello che sappiamo, da 2-3 mesi prima che la cosa uscisse, e sembrava insomma a un passo. Poi deve essere successo andiamo a ipotesi ovviamente, qualcosa che l'ha quantomeno congelata. Abbiamo sentito un Armando Piagoni molto convinto delle potenzialità di questa cosa e anche del fatto che la squadra sembra aver svoltato, perché anche a me quell'immagine di Busto Arsizio, no, nel finale, che
tutti si abbracciano, insomma, è un'immagine forte in positivo. Io te lo stiamo dicendo, questa è una squadra che fino alla fine lotterà per qualcosa di importante. È partita un po' così, un po' titubante all'inizio, anche perché giocare 4-2-4 come giocava all'inizio non era facile. Poi si è creata un'identità di squadra, ha fatto bene e ora ultimamente con il fatto che manca Cutolo è stato molto bravo Di Donato a mettersi a tre con le due mezze punte, sta facendo benissimo. Questa è una squadra che ha tanta qualità, perché i vari casi, i vari Belloni sono giocatori importanti, giocatori che hanno avuto un po' di tempo per adattarsi un po' al modulo, però adesso è una squadra vera questa. Come ti dicevo l'anno scorso, quando all'inizio tutti erano lì a criticare, io l'ho visto 2-3 volte l'anno scorso, e dissi questa è una squadra che, perché purtroppo se vinci col Pisa secondo me arrivi in B, e purtroppo è capitata quella squadra lì, quella partita lì, e meritavi. Però questa è una squadra che secondo me arriva. Che arriva. Volevo chiederti anche, riferendoci anche a quello che diceva Pieroni sulla sosta, perché le due precedenti soste sono andate male, sia questa della Juve non ci avevo fatto caso, effettivamente è vero, c'era stata anche quella, sì. No, della partita rinviata. Sì. Avevamo notato soprattutto da Lecco alla Pianese ripresa del campionato, l'unico problema può essere questo, cioè, e questo vale per tutti, però magari chi stava peggio, magari starà meglio, chi stava meglio, chissà. Perché dopo quasi un mese. Questa è una bella domanda. Certamente chi sta male preferisce, chi sta bene, non male che un allenatore vorrebbe, quando stai bene, c'hai la gamba e stai bene mentalmente, preferisci continuare. Però lì deve essere anche per l'intelligenza dei giocatori che sono dei professionisti, all'allenatore tenerli sul pezzo. Io ti avevo detto era meglio ripartire subito col Siena, perché il giocatore, essendo un derby, a livello mentale non molla, perché poi ci sta che inconsciamente ti viene anche un pochino di appagamento quando fai bene, però essendo dei professionisti questa parola appagamento credo che una ripartenza, su questo Agostino ci può confortare, sia sempre un po' un mistero, no? Per una squadra, cioè quando una squadra si ferma, soprattutto per la pausa, quella invernale, natalizia, eccetera eccetera, la ripartenza è sempre, ci sono sempre più risultati a sorpresa, insomma, no? Di solito all'inizio, perché insomma ogni squadra... Ci sono delle squadre che vanno male mentalmente, cioè hanno bisogno proprio di questo momento di relax. Chi va bene inconsciamente ti viene un pochino da mollare. Quindi secondo me l'Arezzo in questo momento qui non può neanche permettersi, perché poi obiettivamente non è che hai raggiunto qualche obiettivo già, cioè il Monza è normale che ti viene anche inconsciamente di ormai il campionato l'hai vinto e molli un po', un pochino sì, l'Arezzo ancora come obiettivo non l'ha ancora ottenuto. Tra l'altro la Gian Erminio stava facendo una gran rimonta, no? Ha vinto a Carrara, ha fatto anche loro secondo me anche loro evidentemente, tanto quindi sarà una doppia incognita. Allora, la Pianese, diciamo, 4 casi di positività, anche il presidente Sani si è messo in quarantena e ha tra l'altro imposto il silenzio assoluto sulle notizie, e non devono essere fatte interviste, insomma, se non le uniche notizie sono quelle che diffonde la Pianese. Ecco, tu che notizie hai avuto? No, io ogni tanto mi sento un po' con Roberto Bacci, con Badì, con il preparatore dell'Atletico, e obiettivamente la loro situazione è ancora peggio delle altre, perché mentre tu ti puoi anche allenare, cioè l'Arezzo si può anche allenare, loro non possono, fino a domenica prossima, fino a lunedì prossimo non possono neanche allenarsi, quindi è un po' una situazione veramente... Anche a livello atletico? Quindi, a livello fisico, giocatori che non si allenano, tenere fermi, giocatori 20 giorni, quindi 15-16 giorni, dopo riprenderti non è facile, quindi anche per loro è ancora una situazione ancora proprio, non dico drammatica calcisticamente, però... è molto più difficoltosa di altre società. Esatto. Tra l'altro erano anche in un momento tra alcune ingiustizie, no, che avevano subito recentemente. E comunque... Io ho sentito anche Masi che non solo è in quarantena ma l'hanno anche esonerato purtroppo. Ah già, giusto. E sì. Quindi una quarantena diciamo di altri doppia quarantena. Però, tra l'altro aveva fatto anche, cioè non credo che fosse, poi ognuno fa quello che vuole ovviamente, però è un signor allenatore Masi, sì. Quindi... non sì. So che cosa si potrà ottenere con un cambio in corsa di questo tipo, comunque. No, poi mi dicevano che loro se fanno qualcosa, se rischiano 3 mesi di galera, se escono da dove stanno. Quindi, anche in Lombardia sono stati 18 denunce, se non sbaglio, di chi ha tentato di... Sì, di in violare. Cina fanno peggio, ti sei condannato a morte, lo leggevo oggi di uno che è stato condannato a morte perché è stato beccato che usciva da Wuhan. Quindi diciamo... Beh, insomma... Grazie ad Agostino Iacobelli, grazie a Federico Pascoli, alla prossima.